Incontriamo quest'oggi Agnello De Martino, che è responsabile dell'associazione Jenny è tornata, un'associazione dove in collaborazione con un organismo, no, con l'OSM, si occupa di disagio, insomma, nelle sue varie forme. L'avvio di questa esperienza data di 3 anni, mi pare adesso, e abbiamo anche del materiale informativo che possiamo trovare andando su YouTube. Allora, passo direttamente la parola a Agnello, che è medico o psichiatra, ma mi pare, insomma, di una psichiatria libertaria, diciamo, che ben si presta alla nostra web TV, che si chiama appunto Liberi.tv. Passo dunque la parola per darci i primi termini di come è nata l'associazione e come è nata questa esperienza. Prego. Va bene, allora, premetto che non sono il responsabile dell'associazione, ma l'ho soltanto creata, perché poi sono tutti i ragazzi che hanno un ruolo, c'è cioè il presidente, il vicepresidente e via dicendo. L'ho soltanto creata da una spinta iniziale 3 anni fa. Noi iniziammo qua al centro di Ponte Cagnano a fare dei gruppi, che non era un gruppo di psicoterapia, bensì un gruppo dove ci incontravamo e raccontavamo ognuno di noi le storie della loro vita, anche io. Perché questo? Per cercare di far comprendere che non è tanto importante la malattia, perché mi ricordo che all'inizio ogni ragazzo, quando facevamo il gruppo, si presentava, ma non si presentava con il nome e cognome, ma si presentava già con una diagnosi, cioè diceva io soffro di questo, io prendo questo, io sono stato ricoverato, cioè come se la vita si fosse interrotta e iniziava direttamente dai vari ricoveri in psichiatria, dalle medicine e dal tipo di diagnosi. L'obiettivo era quello invece di parlare di sé, di raccontarsi come nelle cose elementari, quando si era bambini, che si faceva e compagnia bella, per poi arrivare in ultima analisi a quello che poi è successo con la psichiatria. E quindi così iniziamo, eravamo all'inizio tre o quattro con gli operatori, con gli infermieri. Man mano gli infermieri cominciavano a capire questa cosa e direttamente portavano nel gruppo le persone nuove che erano al centro. Così i più anziani del gruppo prendevano in carica, diciamo, le persone che venivano e quindi si cominciava a raccontare storie di vita. Così facendo nacque l'idea di scrivere un libro dove si raccontavano le storie. E dove si metteva in primo piano il proprio essere e non la malattia di cui si soffriva, cioè mette la malattia tra parentesi, come diceva Franco Basaglia. Così iniziamo a scrivere il primo libro 2 anni fa, che si chiamava, anzi, si chiama Noi Jenny. Noi Jenny perché? Quando facevamo queste riunioni, noi ascoltavamo, anzi, io ascoltavo, poi ragazzi piaceva, delle canzoni di Vasco Rossi. Quella che colpì fu Jenny è pazza. Perché forse, non lo so, magari si identificavano sentendo le parole. Però poi alla fine, la canzone finita da Jenny e Pazza, portatela via, vuole solo dormire. Loro invece cambiarono questa canzone e cominciarono a cantarla dicendo Jenny è tornata, non vuole dormire. Mi piacque questa associazione di parole e nacque l'associazione Jenny è tornata. Così dopo cominciammo a fare le varie presentazioni del libro, ragazzi. Magari all'inizio qualcuno era più timido, non riusciva a parlare in pubblico, e da piccoli punti di incontro, da bar che facevamo l'incontro con la cittadinanza, cominciavamo a raccontare, a presentare il libro, e i ragazzi si cominciavano ad esporre nella propria città, perché non avevano più vergogna di sentirsi malati di mente, ma bensì persone, ed anzi erano orgogliosi di presentare la loro prima opera. Poi abbiamo avuto anche la fortuna perché poi Vasco Rossi ci ha pubblicato sul sito ufficiale il libro, quindi da ciò è nata grande risonanza e pubblicità per tutti i ragazzi. Con Radio Kiss Kiss hanno fatto un programma radiofonico che è durato 4 mesi, ogni sera facevamo i collegamenti, ogni settimana alle 7 facevamo i collegamenti dal centro dove con Carlotta, che allora lavorava a Radio Kiss Kiss, si raccontavano le esperienze di quello che faceva il gruppo, che non era soltanto
il libro e andare in giro a promuoverlo, ma anche creare magliette e fare dei laboratori dove nelle magliette venivano rappresentati dei personaggi che portavano però sempre come sfondo, cioè come sfondo, li chiamavano sempre Jenny, che probabilmente Jenny era di luogo di magia. Così via, abbiamo fatto dei piccoli tour in vari centri di salute mentale per approdare a Trieste l'anno scorso, dove fomo invitati da Peppe Dell'Acqua a partecipare al convegno Impazzire si può 2011, dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di parlare, di raccontare le loro esperienze, ma non soltanto, di confrontarsi pure con altre associazioni che erano a Trieste e che quindi di potersi scambiare informazioni, di poter pensare pure di creare un piccolo laboratorio teatrale, che prendiamo dei contatti con una ragazza di Venezia, con l'Accademia della Follia, e quindi mettere in progetto pure qualcosa di teatrale che stiamo facendo, non abbiamo ancora fatto, però era sempre nell'idea In dell'associazione. progetto, sì. Sì, in progetto questo. Poi dopo, sempre, non lo so, per fortuna, cosa va dietro a Jenny, dietro l'associazione, c'è stato l'incontro con Sibilla Righetti, che è la regista del film di Vasco, dopo film di Vasco Rossi, questa storia qua. E da lì nacque l'idea di gemellare alcune frasi di Franco Basaglia che magari potevano collegarsi, avere come colonna sonora, alcune canzoni di Vasco Rossi. E nell'ambito della presentazione del film con Sibilla, io e un'altra ragazza, Patrizia, facemmo questo duetto dove si recitavano delle frasi di Basaglia accanto a dei testi delle canzoni di Vasco Rossi. Ora non è che tutta l'associazione volta verso Vasco Rossi, che vabbè, è stato quello che ci ha dato maggiore visibilità, però un pochettino è come se abbiamo unito due personaggi scomodi, Vasco Rossi dai suoi tempi e anche adesso, Franco Basaglia. E quindi questo è stato, diciamo, il messaggio che l'associazione e io volevamo portare, cioè far rivivere il pensiero di Franco Basaglia, unito adesso con più contemporaneo Vasco Rossi, quindi poteva magari suscitare anche delle emozioni prendendo le frasi di Franco. E questo ha permesso ai ragazzi di crescere, di fare dei percorsi individuali, perché sono tutti diventati amici, escono da soli, hanno fatto delle amicizie, e anche, poiché siamo cresciuti come associazione, di sentirsi a un certo punto un pochettino stretti, cioè che l'associazione a un certo punto volevano e vogliono qualcosa di più, quello della cooperativa, cioè creare una cooperativa per cercare anche di produrre qualcosa di più grande e dare la possibilità magari anche di avere un lavoro, che poi è una cosa Degli sbocchi lavorativi, sì. fondamentale. È una cosa fondamentale che a tanti mancano, cioè di sentirsi persone quindi avere un diritto al lavoro. Stiamo lavorando anche a questo adesso, anche se ci sono delle difficoltà, prevedute economiche per racimolare i soldi, per vedere delle cose. Però nel frattempo l'associazione Avanti continua a fare le magliette, continua a fare del Cermit, continuano, hanno i ragazzi anche un orto sociale che il comune ci ha dato, dove vengono coltivati prodotti biologici. E qui diciamo che le giornate sono abbastanza impegnate e scorrono piacevolmente, poi è come se fosse una grande famiglia qua al centro, nel senso che ci vediamo spesso qua, non soltanto per fare i colloqui, ma anche per parlare di quello che è successo a casa, c'è un problema con il figlio che ha un intervento e si preoccupa, viene qua e ci sediamo insieme per cercare di far cessare le preoccupazioni familiari normali. E quindi mangiamo insieme, facciamo tutte le cose insieme e andando avanti abbiamo pensato poi di scrivere un secondo libro. Questo nasce dopo aver conosciuto Sibilla. Nel primo libro la prefazione ce la fece Peppe Dell'Acqua, nel secondo invece Sibilla, è nata l'idea invece di fare questo secondo libro con la sua prefazione e di unire ancora di più i concerti di Basaglia con le canzoni di Vasco Rossi. Infatti il secondo libro che uscirà, penso, se ce la facciamo, editore, tutto permettendo, credo a fine maggio, e il titolo è Il Rock come atto di libertà. E
che poi si unisce al concetto caro di Franco Basaglia, che la libertà è terapeutica, e quindi continuiamo col gemellaggio sempre tra queste due persone. Avendo fatto questo libro, Sibyl mi chiamò e mi disse: perché non vieni su Azzocca e presentiamo il libro e porti tutti i ragazzi nel paese, e così facciamo qualcosa di divertente e carino. Dovevamo partire la prima volta, poi ci ha fermato la neve, perché la prima partenza era prevista intorno al 5-6 febbraio, in coincidenza dei festeggiamenti di Vasco Rossi. Poi la neve ci fermò e fummo costretti a rimandare la ripartenza, e quindi questo creò un po' di preoccupazione, nel senso che si partiva se non si faceva questo viaggio, se si andava a presentare. Invece poi alla fine siamo andati e abbiamo avuto anche l'accoglienza da parte del comune di Zocca, perché quello che è stato bello, quando noi siamo arrivati con i nostri pulmin dell'ASL, che poi portavano le scritte Jenny è tornata sui lati, sembrava quasi una rock band che andava in giro per l'Italia con questi pulmin a portare il messaggio di Jenny è tornata, che portava sulle scritte anteriori. Quando arriviamo a Zocca, quello che fu il bello, emozionante, è che tutto il paese era tappezzato, avevano i tabelloni elettronici, e il titolo dell'evento, che avevamo concordato con Sibilla, cercando proprio di unire il messaggio di Basaglia e Vasco, era: la libertà è terapeutica quanto il rock. Quindi ricordo ancora la scena che noi arriviamo con i pulmini e troviamo tutto il paese pieno di questi manifesti, perché poi dobbiamo fare questo evento al Bipap, che è lo storico locale di Vasco, e ci hanno accolto subito con un brindisi di benvenuto. Poi Angelo Righetti, amico mio e papà di Sibyl, è stato ancora più bravo, perché ci ha invitato a casa sua, abbiamo cenato, quindi abbiamo creato già all'inizio una sorta di comunità. Quindi la nostra comunità, questa comunità di gente che era viaggiando, incontrava un'altra comunità che era il paese di Zocca, e è stato bello trovarsi lì a raccontarsi, a unirsi insieme agli abitanti di Zocca. Sembrava quasi che i ragazzi fossero dei rock star, perché venivano firmati per strada dal panettiere, che gli chiedevano, e tutti quanti sapevano chi era Jenny Tornata. E secondo me lì è stato l'apice, perché i ragazzi, forse pure io, abbiamo realizzato che fosse qualcosa di bello abbiamo fatto, seppure nel nostro piccolo. Però è stata questa, a parte Trieste e altre cose, però il fatto di essere stati invitati dal sindaco, dall'assessore, dal ricordo, il fatto che un paese intero ci ha accolto, è stato bello. Perciò la comunità che ha incontrato un'altra comunità, e questo più o meno è quello che è successo in questi 2 anni. Una domanda: questa modalità di intervento e di vita è rispetto al panorama italiano, diciamo, è un'opzione civile, civica, come noi diciamo, diritti civili, che è fatta da voi lì. Com'è il rapporto rispetto alle altre esperienze che insistono molto meno sulla parola, sull'ascolto, sulla relazione, sulla comunità, e sono piuttosto distributori di psicofarmaci? Allora, premetto che io ho lavorato a Trieste, quindi la mia esperienza formativa, perché ho lavorato a Barcola, a Trieste, con Peppe Lanzi, con Peppe Mezzino. Poi sono rientrato a Salerno dopo essere stato là diverso tempo. La nostra realtà qua, diciamo che non è malvagia, se vogliamo mettere, nel senso che i centri funzionano. È normale che noi a Ponegagna non abbiamo creato questa cosa, però anche da altre parti, per certi versi, c'è qualcosa di simile che dà e punta l'ascolto. Poi, naturalmente, in altre zone ci possono essere delle noti dolenti, più o meno, come a tutto il resto d'Italia, più o meno. Sono delle zone in cui si lavora in un certo modo, altre zone, però alla fine l'importante è non fare troppo danni. Quello che penso io, cioè cercare di collaborare, di far sì che
bisogna usare le medicine, usarle con parsimonia quando è necessario, però puntare sull'ascolto e cercare di eliminare quello che fa della psichiatria delle volte che diventa uno stigma, quindi puntare sulla dimensione dello stigma, cercare di comprendere che sono persone, cercare, quando abbiamo fatto gli incontri con la cittadinanza, di far comprendere che in fondo la malattia mentale, il pazzo cosiddetto, non è pericoloso, non è pericoloso come quando, cioè, ho preso un rapinatore, io sono in mezzo alla strada, non so che quello che mi può succedere, è ben più grave, però il malattia mentale già di per sé, già la parola potenzialmente è pericolosa. Poi alla fine sono tutti bravi ragazzi che magari hanno avuto delle sfortune, delle possibilità in meno, e secondo me sta a noi di cercare di dare quelle possibilità che non hanno avuto, di metterli nella condizione di potersi esprimere, di poter avere quelle abilità che avevano e che per un motivo o altro hanno perso, e quindi di infondere più sicurezza e fiducia, anche se delle volte, vabbè, serve la medicina, ma sempre con la parsimonia, senza abusarne, cioè quando serve, però non in maniera massiccia. E passiamo alle interviste, passiamo alle conversazioni con gli ospiti, o perché se no ho ancora qualche domanda da fare, oppure riprendiamo dopo le varie testimonianze. Dimmi. Viene Umberto, vai Umberto. Sì. Salve, sono Umberto. Allora, niente. Bene, Umberto, sì, dimmi allora, se hai già. Parla della tua esperienza nell'associazione. Prego, prego. Volevo allacciarmi, siamo stati in varie parti d'Italia, in convegno, siamo stati in convegno a partire si può a Trieste, e siamo stati anche a Zocca. Adesso ti volevo parlare un po' della mia storia di vita. Niente, io mi chiamo Umberto, sono un ragazzo come tanti altri ragazzi, da piccolo niente, sono stato fidanzato, ho giocato a calcio, avevo degli amici, poi sono andato a fare il militare e durante il servizio militare mi sono ammalato e quindi mi sono dovuto ricoverare per 3 mesi nel reparto neurologia di Udine, e lì mi davano del Valium e quindi dormivo spesso. Poi dopo il militare sono ritornato a Salerno. A Salerno ho iniziato a lavorare nel bar di famiglia di mio padre per circa 8-9 anni. Poi mio padre vendette il bar e finì di lavorare. Poi andai ad abitare a Ponte Cagnano. Qui a Ponte Cagnano stetti per 2-3 mesi circa, chiuso in casa, e quindi iniziai a litigare con la famiglia, rompevo oggetti vari, e tre ricoveri in TSO, trattamento sanitario obbligatorio, la psichiatria di Salerno. E quindi dopo aver finito questi TSO, sono entrato nell'associazione di Gene è Tornata. L'associazione Gene è Tornata cosa mi ha dato? Cioè che all'inizio ero un ragazzo con problemi, avevo sempre problemi, pensieri negativi, c'era sempre il dottore da un lato, mio padre e mia mamma da quest'altra parte della scrivania, prendevo i farmaci. Poi man mano, piano piano, questi pensieri sono scomparsi, e ammettendoci la mia volontà sono scomparsi questi pensieri. E quindi nel gruppo poi non si parlava più di altre cose, non si parlava più magari di medicina, magari si parlava di altre cose, un po' della nostra vita, un po' in generale. Poi niente, per finire volevo dire che anche Jenny mi ha aiutato nel mio percorso a crescere. Questa è più o meno la storia che ti volevo raccontare. Sì, qual è l'aspetto proprio più importante nella pratica, nella parola di ciascun giorno? Cioè il fatto di poter narrare la propria vita, la propria storia, senza avere troppe persone che non vogliono ascoltare. Ma qual è il fatto di poter lavorare, di poter fare delle cose assieme? C'è qualcosa che trovi di particolare in queste cose, che sono già particolari, d'accordo? Prego Umberto.
sono un po' più curioso, dimmi. No, volevo dire che per me è importante stare a parlare col dottore, con gli amici, tutti i ragazzi che siamo diventati amici, senza la scrivania. C'è un rapporto umano tutti insieme, quindi automaticamente non c'è più bisogno della scrivania. Questo è quello che volevo dirti. Cos'è altre domande? Bene così? No, è quello, no, era questo aspetto, cioè diciamo che è l'aspetto di vita comunitaria, di vita assieme che primeggia, sì, che favorisce la parola. Va bene? Sì, abbiamo, come ti volevo dire, come ha detto anche il dottore, noi grazie al comune di Pontecagnano abbiamo un orto sociale di cui io sono il responsabile, e tre volte a settimana noi ragazzi andiamo sull'orto per arare la terra, e quindi la terra sta dando i suoi frutti, e poi tutti i frutti biologici, che poi un giorno magari, se, come diceva anche il dottore, vorremmo formare una cooperativa, magari un ristorante, potremmo anche metterci i nostri frutti. Bene, è una bella idea. Io non sono fuori da questo ambito, cioè dall'ambito della ristorazione, del cibo, eccetera. Mi occupo anche di queste cose. Ti ringrazio, Umberto, e allora passiamo la parola a... Ditemi voi. A Rosaria. Bene, sì? Salve. Grazie a lei. A Rosaria. Sì. Ciao Rosaria. Sì. Ciao. Io sono una ragazza che da 4 mesi frequenta l'associazione Genio Tornata. Per me è stato indispensabile, perché mi ha aiutato a uscire fuori dall'isolamento a casa. Una malattia che Rosaria, gentilmente, puoi parlare un po' più vicina all'audio, un po' più vicina, sì, al microfono, pardon? Sì, perché non mi pare che si senta bene, scusa. Volevo dirti, io sono, sì, da 4 mesi, sì, che ho conosciuto la situazione, e per me è stato molto positivo, perché ero chiuso in casa e non volevo avere contatti relazionali. Invece con Jenny è tornato, ho trovato un ambiente tranquillo dove posso parlare con i dottori in maniera non soltanto come rapporto medico-paziente, ma come un rapporto più familiare, più condiscendente. E questa è la libertà terapeutica per me di Basaglia, perché non prevale il giudizio umano sulla propria follia, diciamo, la propria malattia, perché per un momento scompare la malattia e diventa normalità. Questo volevo dirti. E mi ha aiutato a stare bene con gli altri e a farmi ritrovare un po' me stessa, perché ho una malattia che mi fa chiudere me stessa. Invece con Cena e Giornata posso vivere i giorni della settimana in un ambiente sereno, accogliente, dove posso fare qualcosa, tipo fare delle attività lavorative che si vengono fatte dall'associazione, come le magliette, questo volevo dirti. E quindi mi aiuta a stare bene. Ci sono degli sì. Sì, e quindi questo mi aiuta a scaricare le ansie e ritorno a casa più contenta, che ho fatto una giornata diversa che dalla solita cura che ho nella mia malattia, diciamo, mentale. Ecco bene. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Dimmi. No, va bene così. Passo la parola a Dante. Va bene, ti ringrazio Rosaria. Io sono Patrizia, la veterana del gruppo, non di età ma di appartenenza. Ciao Patrizia. Ciao. Beh, quando abbiamo formato questo gruppo, eravamo un po', come ha detto il dottore, poi pian piano siamo cresciuti. Io vorrei dirvi che quello che mi ha molto piaciuto, diciamo, le canzoni di Vasco. Quella che più mi soffermo è Il mondo che vorrei, perché chissà cosa volevo,
ma bisogna mettere l'acceleratore, giusto come diceva Aspo, e non si può scalare le montagne quando ci si deve fermare. E insomma, queste sono poi i soliti che possiamo vivere liberamente, possiamo sognare, fare tutte queste cose. Insomma, e poi adesso stiamo facendo un libro che si intitola Il Rock, un atto di libertà. Ma vi leggo in fondo cosa significa Basaglia con Vasco. Scusate un attimo che metto prego, gli occhiali. Grazie. Allora, Franco e Vasco, cosa ci fa pensare? Il primo così come un nome tipico, il secondo come un nome antico. Un neurolettico tipico e un altro antico. Insomma, due regolatori del tono dell'umore. Perché questi due? Cosa possono condividere in relazione tra di può essere? Franco, uno psichiatra di professione, un riformatore, un filosofo, uno che è stato contro, che ha detto no, che si è battuto per la libertà contro le logiche comuni, che ha difeso il concetto della persona, del suo essere, della sua storia, i suoi diritti civili contro l'istituzione che parlava di utopie, che ha detto la follia è una condizione umana in quanto la follia esiste ed è presente in quanto la ragione, che nessuno deve sentirsi solo, che esistono donne e uomini che la società per definirsi civile deve fare in modo che ciascuno possa sentirsi libero, che la libertà è terapeutica. Lui con la sua 180 ha sancito la chiusura dei manicomi. Vasco, la rockstar di professione, gran comunicatore, uomo di poche parole, ma che parole, sì, è definito proautore di essere la voce di chi non ha la voce. Il rock aiuta a realizzare i sogni, che la vita è tutto, un equilibrio sopra la follia, che proclama il manifesto futurista della nuova umanità, un solito, un difficile, ma libero di sognare, di ricominciare, uno che dice no, che ha partecipato alla chiusura di un manicomio femminile di Sottoselva, con un suo concerto ha invitato alle sue feste collettive tanti ragazzi dell'OQC, è diventato un social rock. Beh, forse qualcosa in comune c'è, tanto la libertà terapeutica quanto il rock. Grazie, grazie infinite. Grazie. Beh, se volete passiamo la parola ad Angelo. Sera. Io sono Angelo. Ciao Angelo. Sono uno dei tanti ragazzi di Genni è tornata e volevo citare un problema qua, perché tutti parlano dell'OPC, però io dopo tante conferenze che facciamo, come l'ultima che abbiamo fatto insieme al professor Schiaffo e tanti altri giuristi, tutti dicono che è buono chiuderlo perché fa schifo, è sporco, non si trattano bene i malati, e questo è vero, però nessuno si è chiesto mai la domanda che fine faranno. Dicono che faranno delle nuove strutture, però sono sempre strutture sorvegliate, cioè un carcere. E arrivare a questo punto, per me, che la legge, cioè il codice penale, non cambia, vale la pena che ognuno di noi si vada a fare il carcere, perlomeno sa che fra 3, 4, 5 anni finita la pena è libero. Invece nell'OPC per me non si finisce mai di essere chiusi in solo posto. Questo è. Sì, sono sospesi i diritti, è vero? Lei cosa ne dice di questo fatto? Merita un dibattito. Io sono già ho fatto parte di quel referendum di radicali che abolirono la legge manicomiale del 1904, no? Poi fu successivo, era il 77, 1977, poi fu successivo la cosiddetta legge Basaglia. Sicuramente è un'istituzione che da qualsiasi parte la si guardi non è civile l'OPG, è chiaro, questo aspetto c'è, ma la questione appunto è di come risolvere questa cosa appunto, cioè dovrebbe essere la, sì,
non serve solo costruire nuove strutture, è come se faremmo dei muri d'oro all'OPC, ma poi il vetro rimane quello che è. Rimarrebbe la stessa cosa, sì. Sta sempre aggiungendosi a Basaglia che ha chiuso il manicomio, invece forse anche la legge della 180. Sì. Fece la legge della 180. Ha capito allora quello che volevo dire io? No, forse non ho capito, no. Che era una domanda. Io pensavo che cominciavi a parlare di questa legge ancora, prego. Non ho capito, no, se è una domanda. Se è una domanda, sì, è una domanda che mi chiedo io. Che fine faranno questa gente? Capito? Beh, era implicita nella domanda, poi riprenderò anche con Aniello De Martino. È implicita nella questione degli psicofarmaci. E c'è stato qualcosa anche nel modo in cui è stata gestita la legge 180, ovvero c'è chi l'ha già scritto, non sono io che lo dico, ma diciamo si sono aboliti i manicomi con le mura e sono state costruite le mura psicofarmacologiche. Cioè lo psicofarmaco per me è un ospedale in pillola, se devo parlare della mia lettura di queste cose. Allora è chiaro che queste persone saranno purtroppo seguite solo con gli psicofarmaci, se è vera questa cosa. Invece si tratta di lasciare una possibilità di parola anche a questi casi così difficili che sono andati a finire in queste istituzioni. Non è facile quello che chiedi, è materia di dibattiti. Se vuoi aggiungere qualcosa tu ancora, prego. No, io solo su questo qua volevo intervenire e dire la mia, perché noi solo attraverso di voi, attraverso altre cose che facciamo sentire la nostra voce, altrimenti noi ne siamo dichiarati pazzi. Esatto, è importante questo, per questo siamo qui a questionarci, a parlare. Sentire la nostra... Vabbè, vi saluto. Buonasera. Grazie, non sempre buono l'audio, non sempre capito. Grazie. Salve, io sono Vincenzo. Salve, Vincenzo. Un collega. Dimmi, Vincenzo, cosa della tua testimonianza. Sì, sì, io ho conosciuto Jenny da 2 anni quasi. L'ho conosciuta perché volevo cominciare a fare un po' di volontariato, insomma, al ruolo. Io sono di formazione psicologo e sono amico dei ragazzi, e quando sono venuto qui a Pontecagnano la prima cosa che ho pensato è vabbè, vado lì, faccio le mie esperienze di terapia, comincio a somministrare test, comincio a verificare quali sono le diagnosi delle persone. Arrivato a questo punto mi è stato proposto, dice guarda, prima di cominciare a fare questo ti voglio presentare una persona. E mi è stato presentato il dottor Nello De Martino. Io all'inizio ho detto, vabbè, ma è un medico? Perché mi è venuto il dubbio, perché ho visto lo stivaletto, ho visto il giubbotto di pelle, ho detto, vabbè, abituato all'idea del camice, dico, forse non lo è. Poi conoscendolo e vedendo il giorno con le persone, ho capito qual era la sua idea. Cioè, l'idea di fondo è che costruire barriere non è utile a nessuno, non è utile alla persona, non è utile al progetto che si comincia con quella persona. Cioè, quello che noi dobbiamo cercare di fare è allacciarci alle persone in maniera semplice. Quindi anche di formazione a me mi hanno insegnato, con le persone quando parli, comincia parlando del lei, dagli del lei. Cioè, il lei è uno dei modi più semplici per cominciare a creare delle barriere, no? Cioè, quando vai a parlare con una persona la prima volta gli dai del lei perché non la conosci. Quando viene una persona, così diciamo un insegnato, gli dai del lei perché non la conosci. E invece il dottor Nello mi ha dato la possibilità di capire, guarda, cioè, oltre a dare del lei, comincia a dare del tu. Così può essere che tu le persone le cominci a conoscere per davvero. Si dicevo che sia un'esca per parlare talvolta, dare del tu in alcune occasioni, in alcune strutture, sì? Certo,
diciamo che di per sé non è che siamo perché il tu ti pone una condizione paritaria, diciamo, con l'altra persona. E noi di formazione, tra virgolette, cioè questa autorità nel dare il lei, nel creare la separazione, l'abbiamo conquistata, no? Quindi riuscire a riportarci un po' sulla terra con le persone, a guardarci negli occhi come pari, con tutti i propri problemi, poi da la possibilità nella vita di tutti i giorni di essere operatori, pazienti. Cioè, io con i ragazzi posso essere un giorno operatore, il giorno successivo ho bisogno di loro, e ne sono consapevole, e parlandone loro mi danno una mano. Così come parlando e dandogli del tu riesco a capire meglio quali sono le loro sensazioni, ma veramente le vivo. E questo è un investimento che faccio, prima di tutto su me stesso sicuramente, che però poi alla fine dai i risultati. Ed è per questo che poi noi, proprio per cercare di promuovere anche questo tipo di diciamo, intuizione che abbiamo, vogliamo cominciare a promuovere quello che è Jenny anche all'interno delle scuole. Abbiamo pensato di costruire un percorso dove riusciamo a creare uno spettacolo teatrale, piccolo spettacolo che possa riprendere le storie di qualcuno di noi in maniera tale da poterlo presentare in una maniera carina, unendo casomai anche le vostre canzoni di Vasco, cioè non casomai, per forza anche le canzoni di Vasco Rossi, e per promuovere appunto quello che è il benessere psicologico, e combattere comunque quello che è il pregiudizio. Perché, abbiamo voglia di dire che sono passati 30 anni alla legge Basaglia, però purtroppo almeno qui al sud, quando si cammina in mezzo alla strada e si esce da un centro di salute mentale, da un nostro, l'etichetta è facile, insomma. Poi non c'è lei o voi che venga, visto che qui siamo al sud e lei è un po' più difficile. Però noi con il progetto della scuola vogliamo affrontare anche i ragazzi, perché c'è una grossa problematica sia dal punto di vista delle dell'assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol, almeno qui da noi, e noi cominciamo ad incontrare i ragazzi del biennio, quindi 17-18 anni, vorremmo cominciare a far capire che la vita deve essere vissuta appieno e con consapevolezza e coscienza, e chi meglio di noi amici può dimostrarlo loro, che con il nostro lavoro cerchiamo di dimostrare che la vita è importante anche e bisogna tutelarlo in qualsiasi modo. Questo era quello che mi faceva piacere proporre, insomma, anzi, no, proporti, visto che non dobbiamo darci delle. Sì, una domanda, posso farti una domanda, Vittorio? Vittorio di cognome, perdon, se. Vincenzo Capuano. Vincenzo Capuano. Sì, Vincenzo Capuano, perdon, chissà dove è arrivato Vittorio. Beh, scusami Vincenzo. Che cosa ti resta della formazione di psicologo nell'ambito di questa equipe, di questo modo di intervento? Ad oggi un lontano ricordo. rimangono solamente delle. È un percorso che ho fatto, che mi ha fatto avvicinare poi a questi amici, insomma, oggi. Quindi è un percorso che ringrazio, perché sennò altrimenti non sarei stato capace di poter incontrare queste persone. E ad oggi mi rimane come retroterra, perché voi non voi sono ancora sulla carta perlomeno psicologo. Però comunque io non rinnego il fatto di voler conoscere le persone che incontro, di voler sapere prima di chi sono, cosa fanno, sapere prima quello che è la loro patologia o la loro diagnosi. Quindi mi rimane un bel ricordo, però accetto il presente che è più burroso, insomma. Allora io bene, Vincenzo. Sì. C'è qualcun altro che sì? C'è la presidente dell'associazione. Voleva parlare. Sì, prego. Salve. Il tuo nome, tu sei? Anna Piera. Piera, sì.
Io oggi sono la presidente di Zen e Tornata, ma solo da poco tempo, perché sto qui da quasi 2 anni e sono arrivata come una volontaria, anche psicologa. Quindi sono arrivata dall'università, mi sono laureata, ho preso la mia bella laurea, sono arrivata qui felicissima perché non vedevo l'ora di vedere i cosiddetti fazzi che abbiamo solamente sempre studiato, quindi non vedevo l'ora di vedere come erano fatti dal vivo. Poi, sapendo di venire a fare il tirocinio, il volontariato in una salute mentale, insomma, qual è il luogo migliore per vederli tutti assieme, tutti in una volta. Però arrivo qui e in realtà inizio a fare il mio tirocinio con la supervisione di altri dottori, varie terapie, e in fondo al servizio c'è una stanza, che è questa, che puoi vedere adesso, che inizialmente ho sempre pensato che era una sorta di stanza relax, perché quando un dottore finiva la sua terapia veniva a prendersi il caffè qui, si veniva a fumare la sigaretta, quindi anch'io ho iniziato a trascorrere i miei 10 minuti di pausa in questa stanza. Però notavo che in questa stanza c'era sempre tanta gente, e non era gente che lavorava in questo servizio. Erano ragazzi che parlavano tra di loro, che si raccontavano le loro giornate tranquillamente. Quindi all'inizio io pensai che questo servizio era anche, funzionava anche come una sorta di bar, che la gente veniva e parlava tranquillamente tra di loro. Poi man mano ho conosciuto questi ragazzi e pochi di loro frequentavano il centro già da tempo, tra cui Patrizia, Umberto, con cui hai parlato prima. E quindi loro mi hanno detto che c'era questa associazione, Zenni, però insomma era un po' ferma la cosa perché erano in pochi e facevano questi gruppi, una sorta di gruppi di ascolto dove potevano raccontarsi le loro storie. Quindi ho iniziato a frequentarli più assiduamente, il giovedì, le loro riunioni, però insomma non mi sembrava nulla di così efficace. Poi con loro il giovedì c'era il dottore De Martino che non faceva altro che ascoltarli e ascoltare le canzoni di Vasco. Io anch'io da fan di Vasco mi chiedevo che cosa è, che si fa qua dentro. Poi man mano mi hanno preso loro come in una morsa, mi hanno tirata e ci sono rimasta volentieri e ho capito che probabilmente la psicoterapia più efficace si faceva proprio in questa stanza. Se non psicoterapia, comunque c'era, avveniva lo scopo della psicoterapia, che poi è quella del cambiamento. Quindi io ho visto gente arrivare qui in condizioni brutte, ho visto gente arrivare qui che mi spaventavano, e poi li ho visti qui in maniera del tutto cambiata e del tutto migliore. Quindi il cambiamento è avvenuto non con una psicoterapia, non con un setting rigido, non con una scrivania, non si sa come, ma è avvenuto. Quindi possiamo dire che in questo caso il fine giustifica i mezzi. E questa è stata la mia esperienza, ci sono rimasta con piacere, mi hanno dato tantissimo questi ragazzi e ad oggi sono il presidente, cerchiamo assieme ad altri ragazzi come Francesco, Alessandra, che ci aiutano a organizzare un po' la situazione, dato che siamo cresciuti un po', quindi stiamo lavorando al nuovo libro, come ha già detto il dottore, e poi abbiamo tanti progetti in cantiere, insomma, che speriamo di poter realizzare. C'è anche un po' di psicanalisi nella tua formazione, Piera? No. No, abbiamo una psicanalista qui che però non è oggi. No, io sto continuando la mia formazione per quanto riguarda la psicoterapia familiare. Sto facendo la scuola di specializzazione in questo. Fuori la scuola, in... perché non ho capito. Di specializzazione. E l'audio non è perfetto. Mi sente? No, non sento benissimo, pardon. Ho sentito bene prima, non, è l'ultima frase che non ho capito. Va bene. Adesso mi sente? No, è intervallata la voce. Forse non stare completamente vicina. Va bene, ma si è sentito prima, eh? Si è sentita tutta la parte... Della testimonianza. Sì, se mi permette, se c'è tempo, sì. Leggere un pezzo del nostro libro che credo che spiega un po' quella che è la nostra idea anche per quanto riguarda i farmaci che si è parlato prima.
Sì. Questo pezzo l'abbiamo scritto noi assieme col dottore, assieme a un altro dottore che è un formatore scientifico, quindi siamo nell'ambito della psichiatria, quella piena di farmaci. Allora, il pezzo si chiama Lettera aperta di alcuni recettori che amano il rock. Sì. Ciao caro psichiatra, noi siamo solo alcuni dei recettori 2, di 3, di 4, H1, eccetera, che sono presenti nel cervello di Filippo. Filippo, ti ricordo, è quel paziente che tu hai in carico da 4 anni. Gli hai fatto una diagnosi di, boh, non ne capiamo. Però una cosa ti vogliamo dire. Noi siamo quelli che a volte siamo stanchi di essere oppressi da alcuni farmaci che tu fai assumere a Filippo. Siamo stanchi perché noi non funzioniamo più in modo fisiologico. Siamo stanchi perché non funzionando in modo fisiologico notiamo che Filippo non ha più una vita normale. Ha spesso sonno, a volte rallentato, distratto, dimentica e si dimentica facilmente. Non riesce a concentrarsi per studiare, ha perso molti amici, ha una vita sedentaria, non guida l'auto perché ha paura. Il suo desiderio sessuale è calato e non ci diciamo quante lamentele dai nostri colleghi del piano inferiore. Caro amico psichiatra, se ti dicessimo che da ora in avanti anche tu potresti provare una di queste cose che ti abbiamo descritto sopra, come la prenderesti? Non crediamo bene. E allora ti chiediamo solo, la prossima volta che visiti Filippo, di fare più attenzione a quello che gli farai assumere. Ci sono farmaci che sicuramente compensano bene i suoi sintomi della patologia, ma che certamente possono migliorare la qualità della vita. Caro psichiatra, il nostro amico è stato sfortunato nella vita, ma cerca di rispettarsi. Rispettando noi, aiuterai lui e tanti altri giovanotti a condurre una vita quotidiana quanto più dignitosa possibile. Grazie ai recettori cerebrali di Filippo. Siete, mi raccomando, usa i farmaci sulle persone come se dovessi utilizzarli su di te. Ricordalo sempre. Bene, ti ringrazio. C'è qualcun altro o ripassiamo la parola al dottor Aniello De Martino? Com'è? Come avete previsto? Sì, sì, con il dottore sta qua. Grazie. Sì, una domanda, Aniello. È la questione che mi sono sempre posto anche a proposito di Basaglia, che ho seguito, che ho letto i libri, anche quella bisognerebbe dire la cosiddetta follia, ha qualcosa che si può chiamare una struttura? Cioè, un conto è l'approccio libero e quindi non segregare le persone è fondamentale ed è stato il senso anche della battaglia di Basaglia, no? E quindi disponibilità all'ascolto, disponibilità alla parola, disponibilità come state facendo, che è molto bello, avviare dei dispositivi nuovi, dei lavori, l'orto, la produzione di magliette, questo aspetto è importante secondo me, ma c'è un modo di tenere conto di qualche cosa che sia strutturale della follia o no? Detto fuori dalle parole, fai una differenza tra qualcuno che io non la considero malattia ma una retorica della vita, tra qualcuno che si agita con un fantasma paranoico oppure con un fantasma schizofrenico, che non è la stessa cosa, o l'intervento è proprio solo mirato a non limitare queste espressioni, che però poi non avrebbero un intervento di parola se esistono come strutture specifiche? Ma io non lo so che cosa vuol dire. Soltanto che le persone stanno male. Poi uno la può chiamare psicosi, schizofrenia, uno che sente la voce, io sto ascoltando che se uno è agitato sta male, ha qualcosa che mi vuole dire e devo cercare di aiutarlo. Non lo so cosa può essere veramente la follia, me la sono sempre chiesto, però alla fine vedo delle persone tranquille, delle persone con le loro storie che hanno sofferto, poi il resto
non lo so, soltanto devono essere tali, l'aiuto lo puoi fare soltanto così, soltanto. C'è chi non ha una casa. E allora è una questione aperta, diciamo. Sì, è completo. Una persona che non ha una casa, non ha un lavoro, si vuole stare che va in tilt. Io penso che invece dobbiamo cercare di farci queste domande qua, dare la possibilità ad ognuno di avere una qualità di vita, non dico ottimale, ma dignitosa. È una casa, quindi che fai? Anziché dare la possibilità a un privato, alle cliniche, alla psichiatria, dove si alimenta, secondo me, se esiste la politica. Invece puoi creare degli appartamenti, sono dignitosi, può avere una persona per il suo letto, può avere la sua televisione, può decidere che cucinare. Cose elementari, cose sembrano pure banali. Però alla fine sono importanti. Sembrano banali, però alla fine se mi guardo in giro, vedo in Italia tante cliniche private, tante cliniche psichiatriche, tante persone che stanno là, poi quando poi escono, sono dimessi. Poi che fa? Tornano nella vita normale e si ripropongono, a un certo punto preferiscono paradossalmente vivere, no? Nelle cliniche, vivere, abituarsi a pensare che sento le voci, non ragionare perché sento le voci, come diceva le voci di Vendri, trovate del Filippo, però sentire le voci poi cominciano a chiedere di spegnerle soltanto con le medicine. Come ho detto prima, ci sta pure bene, però devi fare un uso corretto, di comprendere quello che sta succedendo, di comprendere anche, a dare un senso anche di responsabilità. Quello che dicevamo prima sugli OPG, diceva l'Angelo per esempio, no? Io sono molto preoccupato, sì, è bello che l'OPG, ma la mia paura invece è che verranno creati, ne chiuderanno 6. Ho soltanto un timore, poi magari mi sbaglio, basta che sia la mia follia, però ho paura che verranno creati 35. Microstrutture anche belline, però ho questa paura. Infatti, insieme con Peppe dell'Acqua e con il Forum Salute Mentale, qua a Salerno ci stiamo organizzando per poter parlare e discutere di questa cosa qua, non soltanto fermare al fatto l'OPG è brutto, l'abbiamo chiuso prima, ma che succede? Perché la paura mia è che poi ne faranno 35, che all'inizio saranno bellini, no? Che magari verranno pittati, decorati, fa. Poi tra 5-6 anni diventeranno dei micro, e perciò, come diceva Angelo prima, Basaglia li ha chiusi, non li ha abbellì, voleva distruggere i manicomi. Per fare quello c'era la 180 che ti dava una garanzia. In questo momento non vedo una garanzia dal punto di vista delle leggi che fa sì che effettivamente l'OPG venga superato. Può darsi che mi sbaglio, che sia una fantasia mia o un delirio mio, però su questo argomento sono molto preoccupato come psichiatra, perché poi non saprei che fare. Era per questo che all'inizio o di questa conversazione ti ho fatto la domanda sulla differenza tra questa esperienza che state vivendo voi, che è interessante, però rispetto al panorama mi pare che è un'opzione civile bellissima che avete scelto voi, ma la maggior parte invece va avanti con l'autostrada dello psicofarmaco. Era questa la ragione della mia domanda. Segue un po' quel tipo di preoccupazioni che stai dicendo anche rispetto alla soppressione degli OPG. È una cosa che riguarda l'Europa, sono regole di valutazione che vengono calate dal governo europeo. Però noi siamo l'unico paese che non ha i manicomi. Siamo l'unico paese che non ha i manicomi in Europa. In Svizzera e in tutti i resti d'Europa esistono. Sono d'accordo che in Europa c'è stato questa direttiva. Però noi siamo anche l'unico paese che non ha i manicomi. Questo è un residuo manicomiale, perché il povero Franco, quando poi è morto, non ha potuto lavorare anche sulla vicenda. Sì, però può darsi che mi sbagli, però io ho le mie preoccupazioni per questo versante. Andiamo a sbagliare, poi sarà il tempo a vedere se i miei pensieri hanno sbagliato pure.
Bene, noi occupiamoci di questi spazi di libertà, sono importantissimi, Agnello. È una bella esperienza. No, vabbè. Dovremmo continuiamo anche perché con Peppe Dell'Acqua ci vediamo spesso, con Angelo Righetti, dovremmo riandare a Trieste il 21-23 giugno, che ci sarà la terza edizione di Impazzire su Tu. Quindi creare più possibile reti, dare più possibile la voce a tanti, che sono sicuro che in Italia in tanti altri posti si può lavorare bene. Quindi, come dire, coordinarci, unirci tutti quanti e far sentire più voci di come si. Ah, più voci per dar forza alla voce, no? Per dar volo alla nostra battuta. In modo che si. Bene, può fare. Allora ci diamo, facciamo così, ci chiediamo un appuntamento anche noi. All'uscita del libro, del secondo libro, inviandoci il riferimento, lo prendiamo e facciamo un incontro attorno a questo libro. Vabbè, facciamo così? Perfetto, possiamo fare, sì. Se ci sono ancora 3 minuti, se hai qualcosa da aggiungere ancora, prego. Nemmeno io sono esperto sugli orari di come far finire un'ora perfettamente dopo un'ora, prego. Non ho capito, aspetta, no, mi stanno dicendo la notizia. Per quanto riguarda le psicanaliste che sono in ribellione, sì? Qua, che c'è una psicanalista che vuole rimanere dietro le quinte, però c'è. Non sento benissimo. Sì. La psicanalista sta qua, però sta dietro le quinte. Abbiamo anche la psicanalista noi. Sì. Non vuole farsi vedere. E mi suggerisce. Vuole farsi vedere. Rispetto a quello che dicevamo prima del cambiamento, sì, dell'obiettivo della psicoterapia, che anche la psicanalisi è per il cambiamento, per chi non lo sapesse. Un po' a lungo termine, però, anche la psicanalisi. E la psicanalista dopo 20... nostra è favorevole all'associazione. Sì. E a si svolgono le attività perché il suo setting cambia mentalmente. Va bene, va bene. Va bene. Assegnarlo. Devi farti vedere anziché mandare un messaggio. Bene, allora ci lasciamo. Allora ci lasciamo con questo appuntamento. E io ringrazio Agnello De Martino. Ringrazio ciascuno di voi che è intervenuto per la sua voce. Che ciascuna voce è essenziale, e alla prossima volta con la pubblicazione del secondo libro. Grazie a tutti. Ciao, grazie.